Il mondo della sostenibilità è un mondo che, come vediamo, è solamente agli inizi, sta aprendo nuove opportunità professionali, ruoli che oggi non nemmeno esistono, domani saranno sempre più importanti sotto tutti gli aspetti. Lezioni di modelli sostenibili di impresa in Seco per gli studenti della Fondazione ITS Energia ed Ambiente. La multinazionale aretina ha infatti ospitato gli studenti del corso Sustainability Manager 2023 per la formazione sul campo. Seco è un'azienda tecnologica, è un'azienda che realizza soluzioni basate su computer miniaturizzati, su soluzioni software per la data analytics, sostanzialmente per digitalizzare dispositivi e in qualche modo cambiare la vita delle persone dal punto di vista industriale, dal punto di vista di prodotti che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Quindi credo sia anche un'opportunità molto interessante, ecco, far vedere quello che noi facciamo, farlo vedere a questi ragazzi. L'ITS Energia e Ambiente Toscano, che ho l'onore di guidare da alcuni anni, si distingue in Italia perché mette al centro l'impresa. Abbiamo, diciamo, sottesposto l'ambito accademico, scolastico, pur presente, per elevare quello delle aziende che devono essere protagoniste nella progettazione e coprogettazione dei corsi e anche nella possibilità di far vivere ai ragazzi, diciamo, la parte conclusiva del biennio che è proprio, diciamo, è afferente alla vita in azienda, all'aspetto tirocinante o laboratoriale presso le stesse aziende. Questo è quello che può fare la differenza per collocarli al meglio e da subito nel mondo del lavoro.